Siamo a Milano, San Siro, spalti gremiti, pubblico delle grandi occasioni. Vi parla Pierluigi Pardo, con me come sempre c'è Lelia Dani per il commento tecnico. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Serie A Team. Contro si sfidano Milan e Sassuolo. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini. Speriamo sia così anche oggi. Io come al solito ci credo. Pubblico di San Siro, buona partita e buon divertimento a tutti! Partiti. La regia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. Magnan per la porta, difesa composta da Tomori con Simon Kjær, Bennacer insieme a Brahim Diaz come coppia centrale di centrocampo e Giroud unico riferimento davanti. La spinta rossonera lungo la fascia. Giroud. Brahim Diaz. Ha avuto il pallone per sbloccare subito il match, ma l'ha sprecato. Non riesco francamente a trovare spiegazione a questo errore. Riflettori puntati sulla prestazione di Leao, la sua straordinaria capacità in progressione. È famoso per la sua straordinaria velocità, grazie alla quale riesce spesso a fuggire la marcatura dei difensori. Quando accelera è praticamente impossibile stargli dietro. È come se avesse il motorino. Facile, è così. Occhio al recupero in una zona interessante. Avanza, palla al piede. Ci mette una pezza e ferma tutto. Deve liberarsi del pallone. Super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro. Ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Batte corto. Berardi. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha abbassato la saracinesca, da qui non si passa. Va con il tocco corto. Qui ha regalato di fatto il pallone al portiere. Conclusione da dimenticare, senza la cattiveria non si va da nessuna parte.
Bennacer, Calabria, porta via la palla con questo intervento. Posizione irregolare, tutto fermo. Non ha letto bene il movimento della difesa e quando ha provato a rientrare era tardi. Palla persa. Riceve sostegno. Buona circolazione da parte del Sassuolo. Hanno il pallone per condurre. Tiro ribattuto. Rafael Leão. Scarica su Teo Hernandez. È in buona posizione. Vuole il secondo palo. Traversone che finisce comodo fra le braccia del portiere. Grande intervento in chiusura. Rebic, attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva, dai, sbagliare da quella distanza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Domenico Berardi è entrato bene qui con decisione. Perdono un pallone pericolosissimo qui. Grande parata su questa conclusione. Olivier Giroud. Sono andati vicinissimo al pareggio, si sono dovuti però inchinare al portiere che ha tenuto i suoi avanti con un grande intervento. Berardi. Vogliono ragionare e attendere il momento giusto nonostante siano sotto di un gol. Ecco il replay del gol che ha dato il vantaggio. Possiamo ovviamente riapprezzare anche il gesto tecnico. Si giocherà per altri 60 secondi. Calabria. Bennacer. Giro. Si conclude il primo tempo qui a San Siro, squadre che tornano negli spogliatoi. Comincia il secondo tempo, Milan avanti di un gol, dovrà mantenere un alto livello di concentrazione. Ottima chiusura del difensore. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Possesso gestito male, buono il recupero. Olivier Giroud. Tonali. Ottimo intervento in copertura.
attaccano con più elementi. Super consigli, che parata! C'è il cambio deciso dall'allenatore del Sassuolo. Christian Tormster entra con il numero 27, Maxim Lopez, sostituzione per il Milan. Esce dal campo con il numero 2, Davide Calabria. In campo con il numero 21, Serginho Dest. Il tocco corto. Respinta col corpo. Ottima lettura e nuovo possesso. Poteva mettere da lì, ma ha alzato un po' troppo la mira. Ferma tutto e riconquista il pallone. Il Milan sta dominando in questi ultimi 15 minuti. Lo sentono che è il momento di insistere. Hanno chiuso gli avversari nella propria metà campo e vogliono trovare il gol del doppio vantaggio. Cosa che cambierebbe il tema tattico del match. Scherma il pallone con il corpo. Prosegue la sua azione. Possono annullare lo svantaggio. Fa il suo dovere qui il portiere. Palla che finisce comoda tra le braccia del portiere. Da sottolineare, questo è un errore da matita rossa, da lì doveva metterla dentro. Possono ripartire, attenzione. Palla interessante nello spazio. Giroud, ecco il suo gol. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol, ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Prova a superare la difesa con questo pallone. Fondamentale questa entrata. Palla spazzata via. Direttore di gara che ha visto il fallo da parte del giocatore del Milan. Sarà punizione. Ci sarà una sostituzione. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. Attenzione dunque a dove avete parcheggiato. Si fa portare via il pallone. Che chance clamorosa! E c'è il pallone in rete e salgono a più 3. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo! Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. 17, Rafael Leão. Usa bene il fisico qui. Passaggio intercettato. Può contare sull'aiuto dei compagni. Ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita.
L'arbitro concede il vantaggio, si va avanti. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Palla gol questa. Maignan, buona la risposta. Ci sarà dunque un cambio. La mette in area. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione per il Milan. Ci sono state tante interruzioni e dunque 4 minuti di recupero. Pallone che esce, ci sarà la touche. Berardi. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature direi. Come in un meccanismo perfetto. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Un bel successo in saccoccia e per non farsi mancare nulla ha condito la sua prestazione con un gol. Complimenti!